1600 km di distanza tra la città piemontese Venaria Reale e quella gemellata siciliana Castronovo di Sicilia, che attraverso questi scambi interculturali rendono molto più vicini e rafforzano il legame, mantenendo viva e vicina la presenza venariese delle nostre istituzioni ai conterranei castronovesi. E la festa di San Giuseppe rimarca ancora di più questo gemellaggio tra le due città, mete di immigrazioni reciproche che va avanti da ormai da più di 17 anni, rafforzando l'amicizia con i comuni di San Giovanni Gemini e di Cammarata, entrambi in provincia di Agrigento, accomunati da usi e costumi religiosi. Il neo sindaco Vitto Sinatra, accompagnato dai consiglieri e dalla presidente del consiglio comunale di Castronovo, ha voluto ricordare l'assessore regionale alla cultura Sebastiano Tusa, perito nell'incidente aereo in Etiopia. San Giuseppe, organizzata da Niccolò Reina con l'appoggio della madrina Maria di Benedetto, rafforza ancora di più il forte rapporto di fratellanza dei molti immigrati, non solo siciliani nella cittadina della Reggia, che negli anni del boom economico ospitò molti veneti arrivati in fuga dalle loro terre per l'alluvione del Polesine. Gemellaggio e amicizia sono due termini che il sindaco di Castronovo ha avuto anche il piacere di ricordarci attraverso una targa che ha donato all'amministrazione di Venaria. È un piacere avere una comunità presente sul territorio che rinsalda di giorno in giorno con le tante iniziative, i tanti ricordi e i sentimenti vissuti e spesi quotidianamente, rinsalda un legame che è quello dei nostri genitori e delle nostre famiglie nel passato. Quindi un grazie particolare al sindaco Sinatra per averci onorato per la sua presenza, insieme ai tanti consiglieri che sono intervenuti oggi, alle associazioni, a quanti hanno contribuito all'evento e alla riuscita di questa festa di San Giuseppe 2019. Io vorrei ricordare le parole che sono state espresse durante questo incontro e soprattutto un valore che è quello della bellezza. La bellezza nel suo significato più ampio, il gemellaggio, lo stare insieme, il condividere tradizioni, culture e umanità è un segno della bellezza e su questo grande valore vogliamo costruire questo rapporto per il futuro. È la prima volta che viene a Venaria? Assolutamente sì. Come l'ha trovata? Straordinaria, l'ho già detto, straordinaria perché è il cuore pulsante di un'economia e di una cultura che mi appartiene. Ho ritrovato un numero di concittadini superiore a quello che vive oggi nella comunità di Castronovo. Ho ritrovato qui grande parte di Castronovo. E in questa sala quest'oggi è stato ricordato l'assessore alla cultura regionale della Sicilia ferito in un incidente aereo. L'ho voluto ricordare perché l'ho collegato a un fatto straordinario. La comunità di Castronovo è un centro importante per la ricerca archeologica di valore internazionale. Un'equipe di studiosi di tutto il mondo stanno conducendo delle ricerche sul Medioevo archeologico a Castronovo. L'assessore Tusa era il cuore pulsante di questa ricerca, era colui il quale aveva fatto la proposta e stava portando avanti fino al raggiungimento di un museo che noi porteremo avanti nel suo nome e nella sua memoria. Grande assessore, grande uomo di scienza, grande patrimonio per l'umanità. La tradizionale festa in onore del patriarca San Giuseppe, protettore delle famiglie, dei papà, degli artigiani e della Chiesa Universale, hanno preso il via sabato 9 marzo con la Santa Messa e Novena in onore di San Giuseppe e seguito dal concerto musicale gospel e lirico a cura dell'associazione La Crisalide di ieri e di oggi. Il clou della festa 17 marzo con la processione di San Giuseppe, accompagnata dalla banda musicale Giuseppe Verdi, dai priori, dalle autorità civili, militari e religiose e dalle associazioni e dai fedeli, la processione percorrerà via Andrea Mensa e giungerà davanti alla Reggia di Venaria, dove nella chiesa di Sant'Uberto verrà benedetto il pane che verrà distribuito ai fedeli prima dell'inizio della messa. Messa che avrà inizio alle 11:15, sempre nella cappella di Sant'Uberto. Santo messa solenne in onore di San Giuseppe, protettore di tutte le famiglie e dei papà. Al termine della messa, la statua del santo verrà riaccompagnata dai fedeli nella chiesa di Santa Maria. In oratorio e nel sagrato della chiesa, sagra delle zeppole di San Giuseppe. E alle 13 si conclude con il pranzo presso il ristorante Lucio della Venaria. Una festa nata timidamente 10 anni fa e che è diventata una bella realtà che neanche gli organizzatori credevano.